Il campionato di Serie A 1 femminile è una partita importante, sono sicuro sarà d'accordo con me Pierluigi Di Marcello qui al mio fianco. Ciao Gigi. Non può essere altrimenti, una partita importantissima, sapore speciale per questo derby sentito da entrambe le squadre, dove sicuramente l'aspetto emozionale giocherà, sarà un fattore fondamentale nell'economia del match, al netto dei valori espressi in campo. Comunque nulla è perduto, siamo solamente alle battute iniziali di questo campionato. Chi non dovesse farcela potrà sicuramente riscattarsi nel proseguo delle partite, e un po' lo stesso discorso vale anche per il Cassano, che ieri è uscito sconfitto 21-17 in casa del Bressanone. Esattamente, infatti ieri si sono giocate le altre quattro gare della seconda giornata del campionato di A1 femminile. Il match di cartello ieri era senz'altro quello che ha visto Bressanone affrontare il Cassano Magnago, vittoria importante per la squadra dove è approdata in estate la forte giocatrice originaria di Conversano Giada Babbo. Certo Gigi, c'è un dato, stiamo cercando, almeno per quanto ci ha detto la storia degli ultimi campionati, dei campionati, l'anti-Salerno, perché Salerno ha vinto gli ultimi due campionati, non avrà la rivale storica di sempre. Il Conversano è una di queste squadre, probabilmente anche una tra Dossobuono e Oderzo sarà poi candidata ad arrivare fino in fondo. Sì, stiamo cercando l'anti-Salerno, questa sera ne vedremo già delle belle, sono certo sarà un match non per deboli di cuore. Vedremo, perché ci saranno già delle importanti indicazioni. Bene, ti lascio andare in postazione e ci vediamo tra un po'. A tra poco. E dunque questo è il parere di Pierluigi Di Marcello, che sta raggiungendo la postazione, mentre vedo che si sta avvicendando con coach Sanchez, Roberto Scanziano Sanchez, il tecnico della Vemplas Dossobuono. Buonasera mister. Buonasera a tutti. Dicevo, con Pierluigi è una partita importante, intanto è un derby e quindi non è una partita assimilabile a nessun'altra. No, i derby sono sempre diversi. Comunque parlavo anche con un collega e posso dirti che neanche questa partita in una seconda giornata del campionato dirà nulla, evidentemente è troppo presto per tutti per valutare qualsiasi cosa, però sempre sì, è una partita completamente diversa dalle altre. Sì. Beh, sicuramente l'estate ha consegnato al Dossobuono una squadra rinnovata, hai praticamente due squadre, perché sono arrivati molti nuovi innesti, la gran parte dall'Estense, poi è arrivata Crosta dal Flavioni, insomma una squadra con tanti cambi, tante possibilità. Sì, la verità che sì, abbiamo stato lavorando anche questi anni un po' per creare una rosa che fosse minimamente competitiva, e questo è il primo anno che stiamo portando avanti questo progetto, e sì che è vero che abbiamo due squadre, grazie a Dio, però bisogna farle funzionanti, che questa è un'altra cosa, che bisogna avere un po' di tempo per capire dove possiamo arrivare e cosa possiamo fare, ancora è troppo presto per valutare anche quello, allora pazienza. Però questa possibilità di avere due squadre ha cambiato la pallamano del Dossobuono? Punterete maggiormente sulla velocità o avete tenuto magari la linea tattica degli anni scorsi? Io particolarmente ho un'idea di come intendo io la pallamano, allora non è che ha cambiato nulla, ne va a cambiare. Noi abbiamo un tipo di gioco, un modo di giocare che penso che per me è quello corretto. Evidentemente l'avere 16 giocatrici a disposizione è molto più semplice per noi, e poter fare ruotare la rosa in modo comodo, favorendo un po' anche il livello fisico evidentemente. Si riparte con lo scudetto ancora cucito sulle maglie di Salerno, dietro però c'è un posto in più, perché di fatto Conversano non è al via di questo campionato, e insomma una di voi dovrà contendere il titolo italiano alle campionesse in carica. Hai ragione, però insisto, ancora è troppo presto, noi stiamo iniziando questo percorso, evidentemente per noi il primo obiettivo è quello di trattare di entrare in Coppa Italia, penso che abbiamo squadra per entrare in Coppa Italia e dopo penso che abbiamo squadra per entrare anche in playoff. Cosa succeda dopo o non succeda, evidentemente lo diranno le partite, lo diranno le giornate. Noi evidentemente pensiamo a vincere ogni partita con calma, con tranquillità, un passo alla volta, vedremo. Troppo presto per sbilanciarsi. Dunque. Assolutamente sì, la seconda giornata non possiamo farlo ancora. Assolutamente. Grazie. A te, grazie mille. Pareri dal versante Vemplas Dossobuono, dall'altra parte la conferma di Neven Andreasic in panchina, sulla panchina di Oderzo. Salve mister. Buonasera a tutti. E insomma, una partita, diceva Roberto Scanziano Sanchez, che arriva solo alla seconda di campionato, un po' presto per fare valutazioni, fare bilanci sui valori del campionato, però è una partita importante, senza dubbio. Sì, è una partita come tante altre, arriva alla seconda di campionato, dove penso che pian pianino cominceranno a dividersi le squadre, si vedrà chi riesce a vincere due o tre partite di seguito, sarà poi quel roster che probabilmente andrà verso i play-off. Comunque un campionato è lungo, ha dei risultati spesso e volentieri, ce lo insegnano i maschi, imprevedibili, di conseguenza non penso che ci sono molte differenze, sicuramente la squadra più titolata e il Salerno, che vive anche un'altra dimensione, poi bisognerà vedere chi sarà l'antagonista del Salerno,
io la conosco ma non la voglio dire, no, probabilmente no. Ci sarà Aldo Sobuono, c'è il stesso Cassano, vedo bene anche il Casalgrande, ci potrebbe essere, ci sarà sicuramente anche Bressanone e via di seguito. E noi cercheremo pian pianino dal quinto di andare al quarto posto a piccoli passi, no? Perché quarto posto, lo ricordiamo, significherebbe accesso ai playoff scudetto lo scorso anno. Sei quest'anno. Per la pool playoff e poi a le semifinali numero 6. Per arrivare alla parte, alla seconda fase, e poi naturalmente la finale scudetto tra le due migliori formazioni di questo campionato. Dunque, guardando il campionato di Serie 1 femminile, Salerno ha perso Prunser, che è una giocatrice di assoluto valore. Pensi che invece con gli arrivi dalle altre parti, Babbo a Bressanone, da te è arrivata Di Pietro, Dossobuono si è molto rinforzata, si è accorciato il gap tra queste squadre, tra Salerno e le altre, o Salerno sia ancora un passo avanti? La Prunster io l'ho avuta 7-8 anni fa e ho condotto una piccola battaglia personale per la Prunster a Salerno. Perdere la Prunster, che è il portiere titolare della nostra nazionale, sicuramente qualcosa in meno a quest'anno il Salerno. Le altre squadre hanno preso chi quantità, chi qualità, dipende dalle scelte che uno fa. Io tra prendere tre giocatori, uno buono, tendenzialmente sono per la seconda opzione, però può darsi che i fatti diano ragione ad altre persone, no? E poi, ripeto, un campionato lungo, bisogna vedere la fortuna da che parte sta, perché se la mia squadra si fa male la Duran, qualche problemina ce l'ho. Io quest'anno no, perché ho preso la Giorgia, che è un ottimo acquisto per me, di qua di là mi dà tranquillità, e io ho optato questa seconda scelta, una ma buona, no? E poi bisogna vedere, cioè il campionato darà, sarà il resoconto, sarà quello che poi il risultato darà conferma alle scelte e alle teorie. Tutto qui. Grazie. Prego. Tra poco il fischio d'apertura, grazie mister. Tra poco il fischio d'apertura dunque della sfida tra Mechanic System Oderzo e Benplus Dossobuono. Come detto, seconda giornata del campionato di Serie 1 femminile, si corre per arrivare fino in fondo, per arrivare tra le prime sei posizioni, accedere alla pool playoff e ambire alla finale scudetto. Si ripartirà, come detto, con lo scudetto cucito sulle maglie della Yomi Salerno. Tra pochissimo il fischio d'apertura, le squadre sono in campo, stanno ultimando il riscaldamento. 17:15 qui su Sport Italia per il pronti via di Oderzo Dossobuono. A tra poco. Come nel casting di un film hollywoodiano, anche nella Serie A1 femminile, regista e sceneggiatori sono alla ricerca della coprotagonista perfetta da affiancare alle campionesse d'Italia della Yomi Salerno. Mechanic System Oderzo e Benplus Dossobuono sono tra le candidate principali a questo ruolo, e questo è il Match of the Week, la sfida di cartello di pallamano qui su Sport Italia oggi pomeriggio. Amiche e amici della pallamano, dal Pala Opitergium di Oderzo, una buona serata da Matteo Aldamonte e qui al mio fianco da Piero Gigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao Matteo e ciao a tutti. Abbiamo detto in corso di prepartita, in corso di presentazione, dell'importanza di questa sfida, un derby veneto che dirà, almeno darà indicazioni importanti su chi tra queste due formazioni è maggiormente in forma in questo momento, perché l'abbiamo detto, stiamo cercando la formazione che potrà contendere il titolo italiano al Salerno, e queste due, Dossobuono e Oderzo, sono sicuramente tra le candidate. Assolutamente, senza dimenticare il Bressanone, il Cassano, il Casalgrande, comunque tutte formazioni valide che si sono fatte trovare pronte già dalle prime giornate di questo campionato. Staremo a vedere oggi, come ricordavamo prima, sarà una partita dal carattere emotivo molto importante, molte emozioni in campo per questo derby, vedremo chi la spunterà. Andiamo a vedere con l'aiuto della grafica quelle che sono le formazioni di questa sfida. Partiamo dalla compagine della Mechanic System Oderzo, allenata da coach Neven Andreasic, il tecnico che abbiamo ascoltato nel corso delle interviste pre-gara dichiararci appunto quanto sia importante sì questa partita, ma non fondamentale, ed
del resto siamo appena alla seconda di campionato. Eccola in grafica la formazione dell'Oderzo con il numero 12 Meneghini, il numero 11 Carrera, il numero 2 Lorenzon, il numero 4 Gherlenda, numero 8 Cattai, numero 9 Di Pietro, numero 11 Soldera, numero 13 Romeo, numero 20 Duran, numero 24 Lolli, numero 25 Norris, numero 34 Traini, numero 36 Vito Bello, numero 41 Pugliese, numero 44 Felet, numero 77 Maria Carolina Rauli. Questa la formazione della Mechanic System Oderzo. Velocemente, sempre con l'aiuto della grafica, diamo un'occhiata invece a quella che è la compagine del Dossubuono: 26 Lukin, 16 Drinic, 5 Biondani, 6 Detogni, 8 Guadagnini, 10 Crosta, 11 Poderi, 13 Costa, 15 Marrocchi, 17 Zanette, 22 Manfredini, 24 Cacciatore, 25 Brunetti, 28 Ghilardi, 55 Mazzieri, 88 Marcheggiani. Direttori di gara, la coppia formata dai signori Pietro e Simone e Francesco Monitillo, entrambi di Altamura. Il delegato federale al tavolo è il signor Cropanise di Conegliano Veneto. Da una parte e dall'altra tante novità in estate, in particolar modo Pierluigi, il Dossobuono ha di fatto rivoluzionato, anzi no, ha arricchito la squadra, l'ha potenziata notevolmente, perché lato estense dalla formazione che non è più poi ai nastri di partenza di questo campionato sono arrivate ben 4 giocatrici, anzi 5 giocatrici, oltre a Crosta. Poi lo scorso anno erano arrivate anche Ghilardi, Lukin, insomma una squadra fortemente rinnovata che vuole fare bene. Prima della partita facevamo una battuta, dicevamo che il Dossobuono quest'anno ha due squadre, ha una panchina lunghissima, ha due giocatrici per ogni ruolo e il mister Sanchez ha un roster di tutto rispetto per poter arrivare fino alla fine. È iniziata la gara, attacca da sinistra a destra dei vostri schermi la Benplas Dossobuono in maglia grigia, si difende in maglia giallo-nera l'Oderzo. Primo possesso della partita subito con una difesa aggressiva dell'Oderzo. Sì, abbiamo visto subito il mister Andrea Azic che si schiera in 5-1, vuole alzare i ritmi e mettere in difficoltà la circolazione di palla. C'è la chiusura da parte di Arasai Duran, si permette appunto il centravanti per disturbare il giro di palla dell'Oderzo Andrea Asic, perché può sfruttare poi la fisicità di Duran sulla linea dei 6 metri. Brunetti per provare ad alzare i ritmi del possesso del Dossobuono, giocatrice classe 98, è stata anche nel giro della nazionale Next Generation, della nazionale sperimentale. Arianna Brunetti, Crosta, lo scarico proprio per Brunetti, fa fatica però il Dossobuono a trovare lo spazio in una difesa abbastanza energica, almeno in questo primo minuto di partita proposta dalla Mechanic System Oderzo. La palla per Ghilardi, ma vedete la pressione difensiva in particolar modo di Sabina Vitobello. È quello che sicuramente chiede il mister Andrea Azic e ci sta riuscendo. Segnalazione di passivo, Crosta deve affrettarsi a concludere il Dossobuono. Marrocchi in vita, Crosta sulla linea, il tiro e la rete da parte di Sofia Ghilardi, che è senza dubbio il braccio più temibile dalla distanza per quanto riguarda assolutamente il Dossobuono non ha delle tiratrici pure dalla lunghissima distanza. La Ghilardi però ha molti gol nelle mani, soprattutto se sfrutta queste capacità di velocità, rapidità e di prendere il tempo alla difesa scagliando i suoi tiri sulla testa delle giocatrici schierate in difesa appunto. Giocatrice classe 99, origini bresciane per lei. Attenzione al palleggio di Duran che va verso l'esterno, lasciato sul posto il difensore. Arasai Duran, fallo e tiro dai 7 metri conquistato da Arasai Duran. Anzi, inizialmente mi era... 9 metri. Sì, solo 9 metri. Mi era sembrata segnalazione di 7 metri da parte della coppia arbitrale, invece poi signori Simone Monitino hanno optato per un 9 metri. Ha già ripreso a giocare l'Oderzo, c'è stato un fallo però ai danni ancora di Arasai Duran in attacco. L'Oderzo è Arasai Duran. Eh sì, la conosciamo, la Duran ha questo potentissimo tiro che metterà sicuramente in difficoltà le giocatrici del Dossobuono. Si presenta così questa sera. Sì, ha riassunto in questo gesto tecnico tutto quello che avresti voluto dire, perché non ti ha lasciato il tempo di parlare, è andata subito a scagliare questa conclusione violentissima con il piede destro avanti, ha lasciato sul posto Francesca Lukin. 1-1 il risultato dopo 2 minuti e 50. Sarà lei la sorvegliata speciale della manovra d'attacco dell'Oderzo. Crosta,
se ne va Poderi, molto brava in questo uno contro uno, ha provato poi a liberare con un passaggio sulla linea dei 6 metri Marrocchi, c'è stato però un fallo e allora 9 metri, Marrocchi è pronto a far ripartire l'azione dal punto esatto in cui è avvenuta l'irregolarità, Ghilardi in palleggio, Ghilardi lo scarico per Poderi che va in elevazione, viene spinta, crosta ancora per tenere viva questa azione d'attacco da parte del dosso buono, il tiro di Sofia Ghilardi che mette il pallone all'incrocio dei pali. Ha dato una pulita a quell'angolo, ha tolto le ragnatele. Ha tolto letteralmente le ragnatele, un gol di pregevolissima fattura, con sicurezza, Scaglia è pericolosissima dal tutto l'arco dei 9 metri, sia dal centro, adesso si sposta a sinistra, ma è un cecchino. Rauli. Giro di palla con Duran. Romeo che va in uno contro uno, subisce fallo. 9 metri con Gerlenda, già ripreso a giocare lo terzo. La finta di Duran, ancora Gerlenda che cerca il pertugio, lo spazio per infilarsi. Attenzione a Raul, è saltata la difesa del dosso buono, perde l'attimo però Vito Bello che poi in qualche modo riesce a ricoordinarsi e va a segnare rete del pareggio 2-2 tra Mechanic System Oderzo e Vemplas Dosso Buono. Passaggio lungo, non riesce a flottare bene il Dosso Buono in difesa, si aprono gli spazi e subito troviamo un gol bellissimo dall'ala sinistra. Crosta. Poderi. La finta di passaggio, poi lo scarico per Ghilardi, rete, terza rete della partita per Dosso Buono, terza rete per Sofia Ghilardi che si infila nello spazio, molto brava ad approfittare stavolta della disattenzione della difesa del Oderzo, vedete come sia saltata la difesa nella parte centrale, poi Duran era in ritardo, è difficile trattenere una Ghilardi lanciata a rete. Dovrà prendere provvedimenti il mister Andreasic, la Ghilardi è l'autrice di tutti e tre i gol della sua squadra. Duran per questo possesso di Oderzo che è sotto di una rete, Rauli per Romeo schierata ora occasionalmente in posizione di terzino destro, si fa sentire dalla panchina Andreasic. Duran prova a lanciare ancora Rauli che va in scavalcamento, c'era il pallone per Gerlenda che era sola, libera di agire sulla linea dei 6 metri, è stato però un fallo. Ancora Rauli, cambio di posizione con Duran, il tentativo di Duran di allargare direttamente subito Bello, la palla è terminata però direttamente fuori, oltre la linea di fondo e si può ripartire con il pallone nelle mani di Francesca Luchin che ha ridato in là il via all'azione d'attacco della Vemplas Dosso Buono che è avanti di una rete, 3-2 il punteggio, tre reti tutte che portano la firma di Sofia Ghilardi, giro di palla ora con Poderi, il pallone nelle mani di Cross, attenzione ancora a Ghilardi, attenzionata speciale adesso dopo questo inizio di partita letteralmente sontuoso, ancora però Sofia Ghilardi che è in totale transagonistica, 4 su 4 al tiro, 4-2 al momento, immarcabile, incrocia benissimo con la crosta che le apre gli spazi, inganna la difesa, la stringe e la Ghilardi si infila nella zona destra del campo, nulla può il portiere Medellin. Duran che ha subito fallo e c'è un 2 minuti, prima sospensione temporanea della partita, è Carrota Podere che deve lasciare il campo al sesto minuto, 6 e mezzo per l'esattezza, sotto di 2, l'Oderzo può però trarre qualcosa di importante da questa situazione di superiorità numerica. Eh sì, vediamo, perché sicuramente l'Oderzo dovrà capitalizzare questa superiorità numerica. Rauli per Duran, la pressione di Marrocchi che porta all'errore. Duran, ottima difesa questa, ottima lettura difensiva soprattutto di Marrocchi. Ottima difesa, pessimo il passaggio della Duran, si complica la vita, passaggio lungo, è il modo peggiore per poter attaccare in superiorità numerica. Forse non si aspettava quella pressione così immediata perché tra l'altro era di spalle rispetto all'arrivo del difensore, se l'è trovata lì Marrocchi e ha provato a fare la cosa effettivamente più difficile. Sì, assolutamente una palla persa che non fa morale per la squadra che gioca in superiorità numerica. Crosta per Marrocchi con una giocatrice in meno la Vemplas Dosso Buono, perché intanto Luchin resta tra i pali e dunque effettivamente attacca con una giocatrice in meno la squadra di Sanchez.
Crosta prova a cambiare ritmo e cerca un pallonetto per sorprendere Meneghini, che però era ben appostata, brava ad opporsi, l'estremo difensore dello Terzo che stava andando incontro alla giocatrice d'attacco invece del Dossobuono. 9 metri con Crosta che fa ripartire l'azione, Ghilardi ancora, poi nuovamente Crosta, chiama a sé Brunetti che deve risalire, va a puntare il primo difensore, l'anticipo difensivo saltato, attenzione al tiro di Crosta, para Meneghini che finalmente entra in partita, è una giocatrice troppo importante per la Mechanic System Oderzo. Il pallone ora per Duran che trova sulla linea, attenzione a Pugliese, c'è un fallo, sfondamento, fallo in attacco, si può ripartire, ma Marrocchi saggiamente abbassa i ritmi. Sì, deve far trascorrere del tempo, deve consentire alla sua squadra, nei limiti del consentito, di poter recuperare l'inferiorità dall'inferiorità numerica. Abbiamo visto questo sfondamento di Pugliese in attacco, è il secondo errore tecnico consecutivo che consente così al Dossobuono di gestire in attacco e addirittura di capitalizzare in inferiorità numerica. Errore tecnico da una parte, ma questo è un errore ben più grave, perché in inferiorità numerica la difesa dello Terzo, che invece ha una giocatrice in più, ha completamente dimenticato addirittura il pivot, addirittura un pivot come Marrocchi tra l'altro, quindi insomma una disattenzione imperdonabile che porta il Dossobuono in vantaggio di 3 lunghezze. 5-2 il risultato, nuovo massimo vantaggio dopo 9 minuti di partita, attenzione a Vito Bello che da posizione di ala sinistra va a sbattere contro Francesca Lucchin che può far ripartire l'azione. Adesso sono in parità numerica le squadre perché è leggermente in ritardo Vito Bello nel rientro, tutto buio in casa Oderzo. Dossobuono invece ha iniziato nel migliore dei modi la partita, 6-2 con rete di Poderi in seconda fase. Poderi è stata bravissima, non si è fermata in velocità, è entrata dentro come nel burro in questa difesa che in questo momento sta lasciando molto a desiderare. Grossi grattacapi per il mister Andreasic. Duran per provare ora a costruire la reazione, la Mechanic System Oderzo, la palla per Vito Bello, è uno schema per portare al tiro Romeo sopra il muro, anzi murato quel pallone a due mani dalla difesa del Dossobuono. Ancora giro di palla perché il rimpallo ha comunque favorito l'Oderzo, il tiro cercato da Romeo a schiacciare, ci si mette anche un po' la fortuna, ma va benissimo così all'Oderzo, pallone che finisce beffardamente, lento lento, alle spalle di Lucchin. Sfortunata Lucchin, tocca ma la palla con uno stranissimo rimbalzo riesce comunque a varcare la linea di porta. La Romeo si prende questa responsabilità, gioca sul tempo e le va bene, comunque un tiro forzato. Brunetti prova a cercare il palo lontano da posizione di ala destra, non ha centrato però lo specchio della porta, è un errore che può propiziare adesso il recupero, la rimonta della Mechanic System Oderzo che però abbassa i ritmi della partita e ragiona con un cambio, si vede in campo è un debutto casalingo per Giorgia Di Pietro, nuova arrivata, giocatrice del 94 di origini teramane, lo scorso anno a Conversano con cui ha conquistato nella passata stagione la Coppa Italia, approdata quest'anno all'Oderzo. Il tiro di Duran che viene però neutralizzato da Lucchini, il lancio per Ghilardi che raccoglie il pallone con una mano, alza la testa, vede il movimento dei compagni ma va a sbattere contro Pugliese, rientrata ottimamente la difesa dell'Oderzo. Bravissima Pugliese, fa tutto da sola, riesce ad arginare Ghilardi che non riesce a servire l'ala destra, l'ala sinistra. Comunque adesso il Dossobuono ha il pallino del match in mano, non ha nessunissima fretta in questa manovra offensiva. Poderi, Crosta, nuovamente Poderi in questa azione d'attacco del Dossobuono. Costa, Poderi, Martina Crosta riceve, vuole la palla in volo Ghilardi, l'ultimo tocco è di Romeo che ha fatto comunque buona guardia, è stata brava a sporcare quella palla perché Ghilardi altrimenti sarebbe arrivata a tu per tu con Meneghin. L'asse Crosta-Ghilardi assolutamente si intendono alla perfezione, hanno già trovato gli automatismi, ne faranno vedere delle belle durante tutto l'arco del match. Crosta, nuovamente la palla manovrata da Ghilardi, fallo, spezzettata questa azione d'attacco della Vemplast Dossobuono. La finta di Crosta che però commette una infrazione di passi in attacco. Ancora una volta lasciata sola il pivot Marrocchi, non se ne avvede Ghilardi. Errore intanto dall'altra parte per l'Oderzo e Brunetti castiga in contropiede, va a segnare per il 7-3, nuovamente
più 4, distratta la formazione dell'Oderzo, il Dosso Buono prontamente punisce. Tante palle perse, tiri forzati. Questo non è il modo migliore per affrontare una squadra che ha tanta voglia di portare a casa questo risultato come il Dosso Buono. Azione d'attacco per la Mechanic System Oderzo con il pallone manovrato da Romeo, il giro di palla per Rauli che poi chiama in causa con una serie di incroci Romeo che risale da posizione di terzino destro, arriva sul versante opposto del suo lato abituale d'attacco e va a segnare. Ora cerca la velocità il Dosso Buono, c'è un fallo 7-4 con una bella azione combinata dell'Oderzo stavolta con una serie di incroci per liberare Romeo al tiro. Sì, Romeo ha preso già subito il ritmo della partita e sta cercando di togliere le castagne dal fuoco, sta cercando di fare tutto da sola, per il momento ci sta riuscendo, grazie a lei che il divario è solo di 3 reti. Si ripartirà da un 9 metri, il gioco è fermo per asciugare il parquet del Palau Pitergium, teatro di questo match of the week della seconda giornata del campionato di Serie A1 femminile che si sta disputando appunto qui in Terra Veneta, gare ieri che hanno dato ragione in particolar modo alle due squadre che guidano la graduatoria, sono la Iomi Salerno che ha battuto in trasferta nettamente il Flavioni e inoltre la formazione del Bressanone che ha giocato uno scontro diretto importante e lo ha vinto con il punteggio di 21-17 battendo il Cassano Magnago. Altre due formazioni, Bressanone e appunto il Cassano Magnago, candidate ad arrivare in quel lotto poi di 6 squadre che ambiranno alla finale scudetto passando naturalmente per la pool playoff. Giro di palla ora con Poderi, il pallone scagliato verso la porta di Meleghine, c'è stato un fallo, giudicata irregolare la difesa da parte dell'Oderzo, tiro dai 7 metri, entra una specialista, specialità della casa per la Mazzieri, praticamente infallibile, fa notizia solamente quando sbaglia e non sbaglia. Rete dell'8-4, gol di Martina Mazzieri, giocatrice classe 94 di origini grossetane, ha militato anche nella formazione del Teramo in carriera, ormai ha trovato però la sua dimensione sportiva con la maglia della Vemplas Dosso Buono e in particolar modo dalla linea dei 7 metri, da un importante apporto alla squadra del tecnico Sanchez. Il tiro cercato da Duran che subisce fallo. Duran un po' nervosa, troppo nervosa, non sta prendendo il ritmo del tiro, sta forzando, è ancora Lucchin che chiude con tutta la sua esperienza. Altro intervento importante, quello di Francesca Lucchini, invece ha affrettato troppo i tempi Martina Crosta che ha cercato un lancio, attenzione ora alla ripartenza, la seconda fase di Romeo che se ne va, il tiro e la parata nuovamente di Lucchin che tiene sempre avanti la Vemplas Dosso Buono, il palleggio di Marrocchi che vede Ghilardi che è sempre lì appostata, ma è bravissima anche Barbara Meneghin. Salgono in cattedra i due portieri, Lucchin da una parte e Meneghin dall'altra. Due interventi di prim'ordine da una parte e dall'altra tra due dei migliori estremi difensori del campionato. Un campionato che ha perso, lo ricordiamo, Monica Prunster che è passata al Pogon nella massima serie, nella Superliga polacca, ma che ha perso anche Martina Giona perché appunto con il Conversano poi non ha scelto di in alcuna squadra della massima serie. Intanto gran gol da parte di Giorgia Di Pietro in sottomano, è andata a realizzare per l'8-5 e questa è una soluzione in più, quella di Giorgia Di Pietro a disposizione di Andrea Asic, a disposizione dell'Oderzo, questo tiro sottomano che avevamo già avuto modo di conoscere l'anno scorso a Conversano. È un tiro insidiosissimo che rimbalza vicino ai piedi della Lucchin che nulla può, non vede partire il tiro, ottima la combinazione a due, la pugliese è uscita, porta l'uomo e dietro il suo pivot il difensore si nasconde la Di Pietro e sfrutta questo velo di giocatrici per ingannare l'esperto estremo difensore del Dosso Buono. Crosta, pallone nelle mani di Poderi. Ancora Crosta, risale centralmente Poderi che alza la testa, vede tutta sola Brunetti che ha spazio, gran parata stavolta da parte di Barbara Meneghin. Ennesima dormita della difesa, ci mette una pezza la Meneghin,
nulla di fatto per il Dossobuono. Sul versante opposto invece arriva ancora la pronta risposta da parte di Giorgia Di Pietro per l'8-6 di punteggio, quando siamo quasi giunti al 17esimo minuto di gioco. È arrivato un bel gol ancora da parte di Di Pietro, meno 2, la Mechanic System Oderzo è tornata prepotentemente in partita. Secondo gol per Di Pietro, sfrutta le sue doti di velocità, non permette alla difesa di posizionarsi, tiro in doppio appoggio che inganna la Lucchini. Poderi, le finte di Ghilardi che va in elevazione, incrocia, bella parata questa di Meneghini, c'è stata però una spinta giudicata irregolare dalla coppia arbitrale da parte di Arasai Duran, che costa un 2 minuti al terzino cubano. Superiorità numerica, la prima della partita a beneficio della Vemplas Dossobuono, la seconda complessiva perché una l'aveva avuta dall'altra parte invece l'Oderzo. E adesso dovrà fare a meno della Duran, suo centrale difensivo, vediamo come supplirà a questa importante assenza sia in difesa che nella manovra d'attacco. In un momento in cui era in crescendo tra l'altro la squadra, perché aveva piazzato un break di 2-0. 17 minuti e mezzo giocati. Crosta, la palla per Poderi, poi lo scarico per Brunetti. Crosta, ma c'è un fallo in attacco e pallone recuperato, un pallone preziosissimo quello recuperato dallo terzo. Sì, entrambe le squadre hanno grossa difficoltà ad attaccare in superiorità numerica, questo è un grosso problema, perché nella palla a mano non dovrebbe essere così, la squadra in superiorità numerica dovrebbe avere maggiore pazienza e maggior facilità nella manovra d'attacco, ma questa sera vediamo esattamente il contrario. Di Pietro, per chi ha in questo momento una giocatrice in meno, ovvero lo terzo Gerlenda, però riesce a far saltare lo schieramento difensivo del Dossobuono, che riesce comunque poi a riposizionarsi e a commettere un fallo, a spezzare questa trama offensiva dell'Oderzo, che può nuovamente attaccare. Vito Bello, la palla per Rauli, poi Di Pietro, si fa vedere che Reda è coperta la linea di passaggio, attenzione allo scarico però nella terra di nessuno, ha cercato un passaggio complicato Rauli questa volta. Si complica la vita Rauli e non riesce assolutamente ad effettuare un passaggio preciso, mette fuori tempo e la palla si perde sul fondo. Passi però fischiati a Crosta, altro errore in superiorità numerica. Quanta fretta, la superiorità numerica si attacca comunque gestendo con tranquillità, attaccando gli spazi sono aumentano a dismisura con un uomo in meno in difesa, ma purtroppo questa sera la fretta, cattivissima consigliera per entrambe le squadre. Rauli ora prova a gettarsi nello spazio, subisce fallo, ci sarà una ammonizione ai danni di Sofia Ghilardi. E intanto però il tempo scorre e rientra Arasai Duran, si riprende a giocare in 7 contro 7. L'Oderzo ha chiuso nel migliore dei modi il passaggio in inferiorità numerica, perché non ha subito reti, non ha concesso opportunità alle sue avversarie. Il risultato resta lì inchiodato sull'8-6. Di Pietro ora con l'incrocio per Duran, che viene seguita a vista però da Ghilardi, ma Duran ha maggiore forza fisica, maggiore velocità, la fa valere tutta questa volta perché se ne va, poi è difficile starle dietro quando ha preso il tempo e ha trovato lo spazio. Attenzione a Costa, poi sul versante opposto la posizione di ala, c'è un fallo, tiro dai 7 metri. Fasi concitate del match, la Duran di prepotenza entra e si fa subito perdonare per quei 2 minuti presi in precedenza nella fase difensiva, e adesso vediamo di nuovo la Mazzieri sulla linea dei 7 metri, pronta con tutta la sua calma, avvicendamento tra i pali per... È entrata Serena Carrer con il numero 1, che ha sostituito Barbara Meneghin. Non cambia il tiratore, cambia il portiere, vediamo se cambia anche l'esito. No, non cambia neanche angolo per la verità Martina Mazzieri, che sceglie sempre di concludere alla destra del portiere, non sbaglia, 2 su 2 dalla linea 100%, ma non è una novità, l'abbiamo detto in precedenza, una garanzia. Rete del 9-7 in favore della Vemplas Dossobuono sulla Mechanic System Oderzo. Andiamo verso l'ultima fase del primo tempo, 9 e mezzo da giocare. Attacco per l'Oderzo con il pallone nelle mani di Di Pietro, la palla poi per Gerlenda, che chiama in causa Romeo, la quale non ha spazio, prova l'anticipo difensivo, cross, aveva chiuso il passaggio su Gerlenda, fallo comunque ai danni di Vittoria Romeo.
e 9 metri. Di Pietro nuovamente, poi Duran, l'ex di Conversano, alla seconda stagione con la maglia dello Derzo, lo scorso anno ha confermato le sue doti realizzative eccellenti. Arzai Duran fermato il gioco perché ha subito un colpo poderi, che però fa cenno all'arbitro che non ci sono problemi, si può continuare a giocare, mentre la regia ci sta prontamente riproponendo quello che è stato il fallo ai danni di Duran nello scontro del tutto involontario con poderi. Abbiamo visto Rauli avvicendata da Pugliese. Sì, c'è stato un cambio, Pugliese sulla linea. Attenzione, passivo. Gherlenda, segnalazione di passivo, il tiro, il missile lasciato partire da Di Pietro, che ha questo braccio velocissimo, non sceglie praticamente mai la via dell'elevazione, tira quasi sempre in appoggio, in sottomano o sopra la testa del portiere, la testa del difensore, ma ha una velocità di esecuzione pazzesca. La velocità e la precisione sono due caratteristiche distintive per la Di Pietro, che questa volta è stata poco fortunata. Ora crosta poderi, ancora crosta, che cerca la stessa soluzione adottata un attimo fa da Di Pietro, è maggiormente fortunata, è brava a prendere la mira, mette il pallone nell'angolo, 10-7 e la Vemplas d'Ossobuono resta lì avanti sul più 3 a 8 minuti dalla fine del primo tempo. Sì, Costa si inventa anche lei questo gol utilizzando l'astuzia e mette in grossa difficoltà la difesa dell'Oderzo. Duran per Gherlenda, la palla per Romeo che ha spazio per concludere e andare a realizzare. Pallone messo sotto la gamba di Drinic, che intanto ha sostituito Francesca Lucchin, c'è stato un avvicendamento tra i pali nelle fila della formazione della Vemplas d'Ossobuono. Crosta, poderi, seguiamo l'attacco, si fa vedere Marrocchi, nuovamente poderi, poi tentativo d'anticipo di Romeo, subito fallo però. Gioco fermo per chiedere il cambio del pallone. Bagnata, la palla con la quale le due squadre stavano giocando. Crosta ha richiesto il cambio subito, accontentata dalla coppia arbitrale, ma Scansiano Sanchez sulla panchina della Vemplas d'Ossobuono ne approfitta per chiamare il time out. Possiamo andare ad ascoltare proprio le parole del tecnico della formazione veronese. Allora, all'inizio, prima di 10 minuti del partito, e stavamo tirando bene la palla, stavamo lavorando con tranquillità, qualità, guardando lo spazio, non posso che smettere di fare qualcosa di più, d'accordo? Non posso, stavamo lavorando bene i primi 10 minuti di partita, l'intensità è buona, stiamo lavorando bene, e difesa, più attenzione sul taglio senza palla, perché lì bisogna correggere lo spazio, va bene? Soffi, non perderti sul centravanti in funzione di che fa durarsi, che non esagerare troppo su, vengo una parte, vengo un'altra, sempre bisogna pensare, d'accordo? Bene, in attacco. Torniamo sul collettivo, Marti, come prima, torniamo sul collettivo, organizza quel cavolo che vuoi, ma lo importante è che ogni singola azione mi porti a una situazione che era di gol, d'accordo? Maggiore attenzione in difesa, predica il mister Sanchez, spostamento laterale, non lasciare spazi, è in attacco, mobilità, e vuole assolutamente, a seguito di incroci e doppi incroci nella manovra d'attacco, trovare soluzioni più facili, portare le sue tiratrici più facilmente a tiro. Che è quello che ha pagato, peraltro, nel corso della prima metà del primo tempo, quando d'Ossobuono ha costruito quello che è il vantaggio che perdura, per la verità, anche fino a questo time out, un time out arrivato anche abbastanza avanti nel corso di questa sfida, il primo time out, la prima interruzione della partita, perché siamo al 23esimo minuto. È un po' calata di intensità la prestazione offensiva di Sofia Ghilardi, non per demeriti della giocatrice, probabilmente perché la difesa dell'Oderzo ha maggiormente preso le misure nei confronti del terzino, tra l'altro è cambiato anche il secondo difensore perché c'è Di Pietro, fisicità diversa rispetto a quello
gol di Vitobello in precedenza. Per dare forza a quello che hai appena detto, 4 gol per la Ghirardi, tutti nei primi, praticamente nei primi 10 minuti di gioco, poi con la Di Pietro prendono le misure e quindi rendono la vita facile alla Ghirardi. Cambiata la musica. Difficile. Eh sì, la vita più difficile, cambiata la musica da quando lì come secondo difensore c'è Giorgia Di Pietro. Attenzione a Ghirardi che ora prova centralmente a sfondare, c'è un fallo in attacco fischiato a Poderi, cambio di possesso con il pallone che viene riconquistato dalla Mechanic System Oderzo che ora attacca con un pallone importantissimo nelle mani e il possibile meno uno. Sì, esattamente, hanno fatto l'opposto di quello che aveva predicato il mister Sanchez, perché voleva una chiara azione di tiro, però purtroppo in questo momento la manovra offensiva si è infranta sulla difesa del Oderzo. E invece arriva il meno uno che passa per le mani di Anna Gerlenda, ottima la sua penetrazione al 23esimo, quasi 24esimo minuto, arriva il meno uno dell'Oderzo che riapre completamente l'andamento della partita, cancellato quasi del tutto il break che aveva portato il Dossubuono avanti fino al più 4 nel corso dei minuti precedenti. Adesso siamo sul punteggio di 10-9 ancora per il Dossubuono che ora ha la possibilità di attaccare con crosta, il pallone va varato da Poderi che va a sinistra e poi attenzione a Ghirardi che si mangia un gol praticamente fatto. Tutto bene, questa è la manovra che voleva il mister Sanchez, ci sono riuscite, tutto bene, la Ghirardi va dentro con una facilità estrema, non inquadra lo specchio della porta, la palla esce al lato. Gerlenda, Duran, nuovamente Gerlenda che però subisce fallo in questo tentativo di uno contro uno. Romeo, ancora fallo e c'è il time out chiamato dalla panchina, chiamato da Neven Andreasic sulla versante Oderzo. Possiamo andare anche in questo caso ad ascoltare la panchina di coach Neven Andreasic con il punteggio sul 10-9, siamo al 25esimo minuto. Dobbiamo continuare così, totale da parte. Io però terzino, centrale e terzino, andata e ritorno con blocchi da parte del primo, in maniera semplice. Quello che abbiamo preparato, tre passaggi si sono aperti, avere pazienza, non azione di parte. Adesso sono partiti a tre punti. Passate la paura, 10-10, su, forza! Gioco semplice in attacco, blocchi del pivot, circolazione di palla e aspetta gli errori della difesa per poter sfruttare la sua manovra d'attacco. Pazienza. In una parola chiave. In una parola, pazienza. Attaccare gli spazi e scaricare la palla. Gioco semplice. 10-9 il risultato, siamo quasi al 25esimo minuto, stiamo entrando nella fase finale del primo tempo con la Mechanic System Oderzo che ha riaperto però completamente l'esito di questo confronto. Sorride Vittoria Romeo, prima stagione con la maglia dell'Oderzo, lo scorso anno a Salerno dove ha trascorso un anno e mezzo di fatto, due anni fa sotto la guida di coach Salvo Cardaci, entrambi siciliani, era arrivato il titolo, la vittoria dello scudetto, il titolo italiano lo scorso anno, poi confermato a Salerno da Neven Rupez. Attacco ora sempre di Romeo che va in uno contro uno, cerca la conclusione e ha ragione lei sul piede destro, anzi piede sinistro nel suo caso, avanti perché è una giocatrice mancina, arriva il pareggio, 10-10 il risultato, tutto da rifare. Quarto gol per lei, gol d'astuzia. E si sveglia invece Sofia Ghirardi che si era un po' intorpidita in questi ultimi minuti e invece stavolta ha scelto ottimamente il tempo dell'elevazione, è andata a realizzare. Sì, un gol di pregevole fattura, si sblocca il suo tabellino e quindi quinto gol che arriva praticamente a 5 minuti dalla fine del primo tempo. Attenzione a questo gran gol invece sul versante opposto d'attacco da parte di Giorgia Di Pietro, molto brava anche lei in questo caso, rivediamo l'azione perché da posizione centrale si è mossa e da terzino sinistro
colpevolmente lasciata libera di agire dalla difesa, è riuscita a trasformare per l'11-11, meno di 4 minuti alla fine del primo tempo. Azione d'attacco che vede Crosta gestire questo pallone. Fallo. Troppi tiri sulla testa dei difensori, probabilmente bisognerebbe alzare più le braccia per rendere difficile, per non permettere all'attaccante neanche di pensare di poter tirare sulla testa del difensore. Sì, stiamo vedendo tante conclusioni in appoggio, attenzione a Romeo ora che se n'era andata, aveva anticipato quel pallone. C'è la segnalazione di passivo su questo attacco da parte della Benplas Dossobuono. Crosta che va in palleggio, lascia la palla poi a Poderi, l'uno contro uno di Poderi, attenzione a Brunetti che però ha calpestato la linea dei 6 metri probabilmente. Sì, o Brunetti ha calpestato la linea dei 6 metri oppure è stato ravvisato un taglio in area da parte del pivot Marrocchi. Probabilmente sì, devi aver visto meglio. Taglio in area da parte del pivot Marrocchi, che comunque è mobilissimo e sta mettendo in grossa difficoltà la difesa dell'Oderzo. Più volte durante il primo tempo è stata lasciata colpevolmente da sola addirittura. E una giocatrice del genere non può essere, avere tutta questa libertà. 2 minuti per Brunetti, superiorità numerica in favore dell'Oderzo sull'11-11 a 2:39 dalla fine del primo tempo. Questa è una palla pesantissima perché Oderzo ha la chance di girare l'andamento della partita, è sempre stata sotto del resto la squadra di casa. Possibilità di portare il naso avanti in queste battute finali del primo tempo. Di Pietro, ora Gherlenda. Il tiro da parte di Giorgia Di Pietro, dove ha messo quel pallone? All'incrocio dei pali. La Duran non va, ci pensa Giorgia Di Pietro. Ha preso completamente in mano la squadra Di Pietro una volta entrata in campo, sempre con la stessa soluzione, e questo deve far riflettere Sanchez, ma questo è un grandissimo gol, assolutamente imprendibile per Lukin. 12-11 il risultato con un break. La formazione della Mechanic System Oderzo a 2 dalla fine del primo tempo si è portata in vantaggio, ricordiamo era stata sotto anche di 4 reti la squadra di Neven Andreasic, che però ha avuto quella famosa pazienza chiesta dal suo tecnico. Sì, anche la Di Pietro, che impatto con la partita, inizia in panchina e poi si fa trovare pronta, quarto gol per lei, tutti e 4 pesantissimi. Stava scaldando il braccio probabilmente in panchina, probabilmente perché, stava scaldando il braccio, poi è entrata con il braccio rovente. Poderi la butta sulla linea dove ne servono 3 per fermare Marrocchi. Fisicità incredibile, che potenza per lei. E attenzione a questa conclusione lasciata partire da Sofia Ghirardi. 2 minuti per Arasai Duran, che non può permettersi più di sbagliare. Secondo 2 minuti combinato nel giro di 10 minuti di partita, e questo è una brutta tegola per la pallamano Oderzo, perché nella sua posizione non avere più la serenità di poter andare a contatto non è una cosa buona. È un terzo difensore, insomma, è sicuramente il punto nevralgico della difesa di Neven Andreasic, che è andato a farsi sentire. Intanto abbiamo visto con un primo piano il momento in cui Duran ha lasciato il campo, per nulla contenta della decisione arbitrale, ma Oderzo ora deve fare i conti con questa situazione, dovrà farlo per tutto il secondo tempo. Intanto ci pensa Barbara Meneghin a farsi trovare su quel palo, un po' telefonato il tiro di Crosta, ma brava Meneghin ad intuire. Crosta prova a fare la fotocopia della Di Pietro ma non ci riesce. Meneghin riesce a vedere la palla partire, si sposta prima, aspetta la palla sul primo palo e addirittura la blocca. Tiro non particolarmente insidioso, non particolarmente preciso, che finisce tra le braccia della Meneghin. C'è stato l'intervento proprio di Barbara Meneghin quando siamo nella fase finale, nei secondi conclusivi anzi di questo primo tempo. 30 secondi, poi si va all'intervallo e l'Oderzo ha in mano la palla del possibile più due, il pallone gestito da Di Pietro. Ecco una giocatrice in meno però l'Oderzo, attenzione a Raoli che chiama in causa Pugliese, il tiro di Pugliese, para Lukin. Ora c'è la possibilità di andare a pareggiare per la Benplas Dossobuono, il pallone manovrato da Brunetti, la ferma Raoli. Non è la sua posizione ideale. No. Pugliese si trova alla sinistra, è una Lukin che di posizione legge la palla, legge il tiro, riesce a bloccare. Ha provato invece a forzare dall'altra parte Costa, tentativo estremo di Giorgio Di Pietro. 12-11, finisce così il primo tempo. Mechanic System Oderzo avanti sul +1 nei confronti della Benplas Dossobuono.
probabilmente non avremmo immaginato questo risultato dopo il primo quarto d'ora. Invece Oderzo ha avuto ragione, dal meno 4 è riuscito a girare la partita e va avanti sul più 1. Oderzo su più 1, Oderzo bravissima, Oderzo che sta giocando di squadra nonostante, dobbiamo registrare, una Duran molto sottotono sia in fase d'attacco. Oggi il tiro non va, solo 2 gol a referto per lei, una giocatrice che ha molti gol nelle mani. Grossa disattenzione in fase difensiva, ma l'abbiamo vista molto nervosa. Questo forse dovrà rincuorare il mister Andreasic, dovrà parlare con lei, perché l'Oderzo non può prescindere da una giocatrice come Duran. Ci fermiamo, andiamo in pausa, linea alla regia, e poi torniamo per il secondo tempo di Mechanic System Oderzo Vemplas Dossobuono. A tra poco. Nuovamente in diretta dalla Palau Pitercium di Oderzo, 12-11 il risultato tra le due formazioni dopo i primi 30 minuti di partita tra Mechanic System Oderzo, la squadra padrona di casa, e la Vemplas Dossobuono, per due squadre protagoniste di un derby veneto che sta dando indicazioni importanti per quanto riguarda la corsa e la pool playoff alle prime 6 posizioni. Siamo appena alla seconda giornata della massima serie, vedremo poi con il passare delle settimane l'evolversi di questo massimo campionato, dove si è ripreso a giocare con lo scudetto cucito sulle maglie della IOMI Salerno. Ieri si è giocata peraltro anche la terza giornata invece del campionato di Serie 1 maschile, una 1 maschile che continua a dare segnali di estremo equilibrio. Solamente il Bolzano al momento è a punteggio pieno con 3 partite e 3 vittorie. Bolzano che ha battuto nettamente con il risultato di 31-18 l'Acqua e Sapone Junior Fasano, lo ha fatto in trasferta, un Fasano che ancora orfano però di un giocatore di fondamentale importanza come Vito Fovio. È arrivata la prima vittoria stagionale da parte del Bologna United. Il Trieste invece centra il secondo successo consecutivo battendo 31-24 la formazione del Metelli Cologne. Bene anche il Pressano che centra il primo successo stagionale battendo Fondi 27-20, poi il Siena invece 31-26, anche qui primo successo stagionale, lo fa in casa la squadra senese battendo il Cinque. E vi ricordo anche l'appuntamento della settimana prossima, proprio in diretta dalla Palamenzana, Lego Siena affronterà il Pressano domenica in diretta su Sport Italia. Chiudendo poi il quadro dei risultati delle gare giocate ieri, vittoria in trasferta del Bressanone che batte 23-21 la M Foods Carburex Gaeta, ma intanto si sta per riprendere a giocare, le due squadre sono in campo, in particolar modo il pallone ce l'avrà nelle mani per questo primo attacco del secondo tempo la formazione della Mechanic System Oderzo. In difesa invece la Vemplas Dossobuono 12-11, come detto il risultato dopo la prima frazione di partita. Il Dossobuono era stato avanti anche sul più 4, poi però l'Oderzo ha trovato col passare dei minuti via via con pazienza la strada per rimettere prima in equilibrio sull'11-11 la gara e poi per girarla a proprio favore fino al 12-11. Si ripartirà con una giocatrice in meno per l'Oderzo e con la spada di Damocle, Pierluigi, sulla testa di Arasai Duran, doppia sospensione temporanea per lei. Sì, dicevamo quanto possono influire nella sua qualità difensiva questa doppia espulsione temporanea. Non può permettersi più nessun passo falso, non può permettersi più irregolarità, soprattutto in difesa. Pena, cartellino rosso. Attacco per Giorgia Di Pietro, pugliese, c'è stato un fallo, gioco fermo, giro di palla con il tentativo d'attacco da parte di Vittoria Romeo, fermata. Attenzione alla palla recuperata, Brunetti può andarsene in contropiede, Brunetti va tutto da sola, Brunetti il tiro sul primo palo, pallone che si spegne a fondo campo.
Sì, probabilmente c'è stato l'intervento dell'estremo difensore, voleva un fallo che però l'arbitro non ha ravvisato. Si gioca. Un minuto trascorso in questo primo tempo, in questo secondo tempo. Duran si alza e va a realizzare Arasai Duran. Tocca Francesca Lucchin, ma questo è l'apporto offensivo di cui avevi parlato nel primo tempo, quello che serve all'Odessa. È tornata con il piglio giusto sul parquet dopo il riposo e il secondo tempo inizia così, con una Duran che stacca dai 10 metri e lascia partire un missile. Nulla può la Lucchin, che può solo raccogliere la palla da dentro la rete. Ghilardi, Poderi. La palla ancora per Sofia Ghilardi, il tiro sul palo, si spegne sul palo la conclusione di Sofia Ghilardi. 13-11 il risultato, Loderzo è avanti sul più due, porta dell'Oderzo stregata anche in questo avvio di ripresa invece per il Dossobuono. Prova a rispondere così la Ghilardi alla Duran, però è più sfortunata, la palla impatta sul palo, non riesce a sbloccare il risultato. Seguiamo questo attacco con il pallone per Giorgia Di Pietro, ancora un sottomano pregevole, imparabile per Francesca Lucchin, che non la vede neanche partire. Cross, attenzione al tentativo pazzesco cercato da Biondani, spalle alla porta, in acrobazia non gli riesce, sarebbe stato un euro gol, però non riesce a direzionare la palla in porta, impatta sul parquet ed è facile preda dell'estremo difensore dell'Oderzo. A metà tra tecnica e improvvisazione, quello che ha cercato, è stato istinto di sopravvivenza. Istinto quello di sopravvivenza, esatto. Ci prova invece alla sua maniera Arasai Duran. Di prepotenza. 9 metri, si è già ripreso a giocare. Il taglio di Rauli che vuole il pallone, non se ne avvede però. Giorgio Di Pietro che ritarda il passaggio, anzi non lo compie nemmeno, non la lascia neanche partire. Quella palla subisce fallo. Duran, eccolo nuovamente il taglio di Rauli. Gerlenda ha provato a servirla, lo ha fatto in con il giusto timing, c'è stato però un fallo. Ora Di Pietro vuole il pallone letale, Giorgio Di Pietro non riescono a prendere le misure, assolutamente non riescono a prendere le misure, non riescono a toccarla, lei lascia partire il tiro prima di subire fallo. Lucchin non riesce a guardare questi tiri, a vederli, li vede dopo che la palla è partita e non riesce ad intervenire. 3-0 di parziale, 3-51 trascorsi nella ripresa, ha segnato solo Loderzo fino ad ora. E c'è un'altra palla recuperata, Di Pietro è lanciata a rete e lo fa fallendo la conclusione, c'è stato il tocco di Crosta, però due minuti sacrosanti perché Crosta è andata a disturbare da dietro. Disturba da dietro la Di Pietro, che sarebbe andata facilmente a concludere questa azione di contropiede. Vediamo come la Di Pietro e la Duran stanno tenendo le redini dell'azione d'attacco. La Di Pietro continua a segnare con troppa facilità, riesce a mettere il piede addirittura dentro i 9 metri e le giocatrici del Dossobuono non riescono ad arginare la sua potente manovra d'attacco. Duran contro Lucchin, rete per il 16-11 più 5 in favore della Mechanic System Oderzo. Sulla Verplas Dossobuono è completamente cambiata l'inerzia della partita. Time out chiamato da Roberto Escanciano Sanchez sulla panchina della formazione veronese. Andiamo ad ascoltare le parole del tecnico della squadra scaligera. La partita se la prende in mano, che non la vuole più cedere. Allora, noi possiamo volerla, ma non la vogliamo sufficienza. Questo è il nostro problema. Allora, stiamo sbagliando un sacco su 6 metri e la finalizzazione a tiro a porta. Abbiamo detto all'inizio di stare più concentrati su quello. In difesa non stiamo concentrati come all'inizio, d'accordo? Allora, bisogna di nuovo compensare spazio difensivo e stare attenti, d'accordo? È questo che non stiamo attenti. E lì è il problema, è lì dove loro stanno prendendo in mano la partita. Manca ancora una quantità di partita incredibile, mancano 25 minuti. Allora, ragazzi, siamo lì, torniamo in campo. Vuole maggior impatto nella partita, vuole maggior grinta.
non vuole una squadra remissiva, sta cercando di spronare le sue giocatrici che sono passive in questa fase del match e stanno subendo la rimonta e la manovra, soprattutto nella manovra d'attacco dell'Oderzo. Vediamo se il Dossobuono riesce a cambiare l'inerzia della partita, fino a questo momento ancora strettamente, sempre più saldamente nelle mani dell'Oderzo. Sì, c'è tanto di contraccolpo psicologico, perché va bene subire la rimonta, va bene finire sotto così, però senza reagire, senza aver ancora segnato, è un momento di difficoltà estrema questo per il Dossobuono. Tanti tiri sbagliati anche da 6 metri, vuole maggiore precisione anche il mister Sanchez e l'ha ribadito durante il time out. Marrocchi per Guadagnini, ne è entrata, c'è stato il tentativo proprio di Marrocchi che va però a fallire una conclusione da posizione agevole e c'è stata la parata di Barbara Meneghini invece. Ennesimo tiro sbagliato da 6 metri, undicesima parata della Meneghin che sta chiudendo la porta con una percentuale praticamente del 50%, percentuale esatta, 11 gol subiti, 11 parate effettuate, quindi insomma tra le sue migliori, tra le migliori dei suoi. Ancora fallo su Ghirlenda, sempre 16-11, siamo al 35esimo minuto di partita. Duran, lo scarico per Rauli e rete di Carolina Rauli, 17-11, il ruolo preziosissimo di Arazai Duran. Lo spazio glielo crea tutta la Duran, ne prende due, attira a sé le due giocatrici in difesa, riesce a scaricare la palla, Rauli deve solamente accomodare la palla in porta. 17-11 come detto, siamo al 35esimo, la palla per Biondani, poi le finte di Guadagnini che prova un passaggio di ritorno per Biondani, c'era stato un errore però stava approfittandone anche in questo frangente. La Guadagnini, distrazione, grossa, palle perse, buttate in maniera troppo, con grossa sufficienza. Questo non è il piglio giusto per affrontare questa rimonta dell'Oderzo che sta a questo punto prendendo il largo, 6 gol di vantaggio, deve assolutamente correre ai ripari la formazione del Dossobuono. Giro di palla, Ghirlenda, Rauli alza il ritmo, nuovamente Ghirlenda che va in elevazione, poi trova Giorgia Di Pietro, ancora una volta non cambia la sua scelta ma fa bene così perché la mette dentro, sempre dentro, 18-11. Finché la palla entra dentro può provare fino alla fine a fare questi tiri, gli risponde così la crosta che prende spunto dal gesto tecnico della Di Pietro, la imita e riesce a trafiggere, finalmente smuove il risultato perché questo è il primo gol, è solo il primo gol del Dossobuono del secondo tempo. Gran palla di Duran questa a tagliare il campo, eh sì, una dormita colossale della difesa del Dossobuono, lascia completamente libera di agire Pugliese che poi si gira e ottiene un tiro dai 7 metri cedendo ad Arazai Duran, ora il posto sulla linea dei 7. E stavolta c'è l'errore di Duran, ha parato Francesca Lucchini, aveva provato a schiacciare la cubana, c'è stato l'intervento e può ripartire ora in velocità la formazione della Vemplast Dossobuono. Parata importantissima della Lucchini, spero di morale, ossigeno, ossigeno allo stato puro per Dossobuono. Ghilardi, 2 minuti. La cercano tantissimo la Ghilardi, è stanchissima, è stremata, le altre devono fare, devono buttare il cuore oltre l'ostacolo, devono cercare di far girare la palla, trovare gli spazi in questa difesa che in questo momento, quella del Dossobuono, ha trovato nuova linfa vitale, nuovo stimolo, difesa molto mobile, attenta, e così è anche più facile per la Meneghin mettere a segno le sue importantissime parate. 2 minuti per Ghirlenda che assieme a Duran copre il ruolo di terzo difensore e in questa azione di Ghilardi, ottima l'azione di Ghilardi che sfrutta bene la superiorità numerica, abbiamo visto però come Arazai Duran si sia fermata nella copertura, rivediamo l'azione nel replay, l'uno contro uno, ha lasciato sul posto il secondo difensore, Duran deve fermarsi perché se commetti il fallo prendi 2 minuti e vai a casa. Esatto, questo è quello che dicevamo prima, adesso la Duran in difesa è contratta, ha paura, non vuole uscire da questa partita e purtroppo questo è il rischio, quello di non essere efficace nella manovra difensiva, ha lasciato solo la Di Pietro, nulla può all'uno contro uno, al cambio di direzione della Ghirardi.
pugliese, attenzione all'anticipo, ottimo da parte di Ghilardi, che alza la testa, vede Crosta, può andarsene Crosta che libera questo pallone per Biondani, azione superlativa di Crosta, un intuito eccezionale ma anche grande tecnica stavolta, perché sotto contatto ha lasciato quel pallone. Ghilardi recupera la palla, Crosta riceve la palla, riesce a darla in due, la Biondani in seconda fase con tutta la forza, la rabbia di questo momento, questa rabbia di cui, tutta la rabbia di cui ha bisogno di questo buono, riesce a trafiggere la Meneghin incolpevole. È stato un fallo, nove metri, Duran, che subisce fallo ancora. Romeo chiama in causa Duran, il tiro murato, pallone che è terminato oltre la linea di fondo ancora. Bravissima la Crosta che riesce a mettere le mani per così impedire al tiro di Duran, che probabilmente si sarebbe infilato sul palo lungo. Ancora Duran che cede a Pugliese, parata da parte di Francesca Luchin, ottimo intervento di Luchin. Difesa completamente scoperta, molto alte le giocatrici del Dosso Buono, pivot lasciato solo, Luchin ci mette una pezza. È volata via una scarpa intanto ed è di Martina Crosta, che voleva forse qualcosa in più di quel 9 metri. Rivediamo, stiamo rivedendo l'azione. Probabilmente così, avrebbe così voluto una sanzione ai danni della Di Pietro, che in maniera molto energica ha bloccato la sua manovra offensiva. Al limite l'intervento di Giorgia Di Pietro, non è giudicato eccessivamente irregolare dalla coppia arbitrale, ottimo il passaggio di poteri, ma anche Marrocchi come Pugliese dall'altra parte si mangia un gol praticamente fatto dalla linea. Ora Duran che però nel palleggio perde velocità, è stata recuperata da Sofia Ghilardi, che è riuscita comunque a commettere fallo. 18-14 il risultato, 40 minuti e mezzo sul cronometro di questa gara. Attenzione all'attacco di Romeo che fa tutto da sola e lo fa meravigliosamente bene, perché arriva sulla linea dei 6 metri, ottiene un 2 minuti per Marrocchi e si guadagna un tiro dai 7 metri. In ritardo probabilmente la chiusura di Marrocchi, Romeo trova lo spazio, entra fino alla fine e si guadagna questo importantissimo tiro dai 7 metri che la Duran si appresta a battere. Duran che ha fallito però l'ultima opportunità dalla linea, prova a chiudergli lo specchio della porta con un balzo in avanti Francesca Luchin. Torna a segnare però la giocatrice cubana per il 19-14 quando andiamo verso lo scoccare del 41esimo minuto di gioco. 5 gol per Duran, 2 nel primo tempo, 3 solo nei primi 10 minuti del secondo tempo. Ghilardi, il tiro di Sofia Ghilardi che con questa azione continua a far male, perché il Dosso Buono ha bisogno di lei. Si aggrappa alla forza, all'energia di questa giocatrice, trova uno spazio, la Duran era fuori e dietro si infila Ghilardi che ringrazia. Che Ghilardi tra l'altro ha dimostrato un discreto spirito di adattamento nel corso della partita, perché quando ha capito che contro Di Pietro c'era ben poco da fare, ora sta allargando il respiro della sua azione, sta andando ad attaccare sul versante opposto. 19-15, Duran, la palla per Rauli, prova ad incrociare, a concludere sul primo palo, palla che si spegne però prima sul palo e poi oltre la linea laterale. Luchin ha già ridato il via all'azione. È importante questa azione d'attacco, questa palla che scotta deve essere gestita nel migliore dei modi se il Dosso Buono vuole rimanere attaccata a questa importantissima partita. Ricordiamo il derby. È stato un fallo. Ineccepibili 2 minuti. Rivediamo l'azione con la chiusura in ritardo da parte di Vito Bello, che si prende anche la strigliata di Andreas, e ce lo vedete nella parte bassa dell'inquadratura, sempre
mai fermo. Neven Andreasic in panchina è uno show nello show, una partita nella partita quella che gioca il tecnico dello Derzo. Attenzione al no look splendido di Sofia Ghilardi per Martina Mazzieri, ottimo il timing, ottima l'intesa, chapeau. Alza la mano la Romeo, si assume la responsabilità di questo taglio. Sia la Duran ma soprattutto la Di Pietro non la vede partire, non avverte le sue compagne di squadra e quindi gol facilissimo. Grande importanza nell'economia del punteggio, grande importanza soprattutto per il morale. Ma ci zittisce immediatamente la solita Giorgia Di Pietro. 20-16 il risultato, e attenzione a questa azione difensiva giudicata irregolare da parte di Maria Carolina Rauli, che subisce una sospensione temporanea. 2 minuti, doppia superiorità numerica per il Dosso Buono. Doppia superiorità numerica del Dosso Buono, abbiamo visto doppia superiorità numerica, sì, confermiamo, abbiamo visto quanta difficoltà ha avuto nell'arco del primo tempo e continuano a non segnare, addirittura con una doppia superiorità numerica. Tanto spazio. E così diventa complicato però anche solo ipotizzarla la rimonta, perché sotto di 4 con due giocatrici in più, questo è un errore gratuito. Sì, la Biondani aveva tanto spazio, probabilmente poteva prenderne ancora. A fretta del tiro, la palla si infrange sul palo. Attacco ora da parte di Victoria Romeo, ma Oderzo ha tutto l'interesse a far trascorrere i secondi, a addormentare adesso il ritmo della partita. Salgono in 4-2, attenzionate speciale la Di Pietro e la Duran, la Romeo prova a sfondare. È stato un fallo. Solo 9 metri. 9 metri con Victoria Romeo. La palla ancora per Di Pietro, nuovamente fallo. Ancora Di Pietro, il tiro da parte di Giorgia Di Pietro, improvvisa la conclusione, ha provato a sorprendere Francesca Lucchini che però è riuscita ad intervenire. La palla è terminata oltre la linea laterale, può ancora attaccare la Mechanic System Oderzo ed è rientrata Ghirlenda dalla panchina, dunque una giocatrice in meno soltanto adesso per l'Oderzo. Duran, e arriva il gol da parte di Arazai Duran, 80% delle colpe per Marrocchi che l'ha lasciata però nella fase difensiva. Rischiava anche 2 minuti, quindi tu ti stai schierando per dalla parte di Marrocchi. È stata costretta a lasciarla. Ha dovuto soppesare il rischio di una sospensione temporanea. Poteva raddoppiare la gravità di questa azione, perché oltre al gol avrebbe potuto prendere anche 2 minuti. Dall'altra parte l'azione in velocità da parte di Guadagnini ha portato ad un tiro dai 7 metri. Martina Mazzieri contro Barbara Meneghini che si alza, si porta fino alla linea dei 4 metri per provare a chiudere una porzione maggiore di porta alla tiratrice avversaria, che non sbaglia ancora a segno Martina Mazzieri. 3 su 3 per il 21-17 quando stiamo per entrare nell'ultimo quarto di questo match of the week della seconda giornata del campionato di Serie 1 femminile. Parità numerica in campo. È rientrata anche Rauli dopo la sospensione temporanea. Ghirlenda, Romeo, è chiusa la linea di passaggio su Di Pietro, attenzione a Ghirlenda che azzarda un passaggio. Biondani aveva rubato quel pallone, c'è stato un fallo. Il Dottor Buono si schiera in 4-2, attenzionate speciali sempre la Di Pietro e la Duran, cercano di impensierire e di ritardare l'azione d'attacco dell'Oderzo, che però si aggrappa. Gol che si inventa Anna Ghirlenda. Gran gol questo, è stata brava a crederci fino in fondo, soprattutto attenzione al tiro dall'altra parte di Guadagnini, pallone che finisce in porta, botta in risposta, non cambia il divario tra le due squadre. 22-18, 14 e mezzo ancora da giocare, la partita è lunga, Dosso Buono ha ancora chance di recuperare, Oderzo però può giocare su un vantaggio comunque considerevole, soprattutto sulla bravura di aver girato la carica emozionale della partita, perché lo ricordiamo era in svantaggio proprio di 4 reti, la formazione opitergina invece adesso è avanti, ha un vantaggio importante da gestire. Gestisce ancora l'inerzia del match anche se il Dosso Buono si è rifatto sotto, perché ha cambiato anche l'atteggiamento sia in fase d'attacco che in fase di difesa, infatti adesso recupera la palla.
ma non è importante, ha recuperato, c'è stata una infrazione d'attacco, i passi in particolar modo fischiata, Ranna Gerlinde, attenzione ora a Poderi con un incrocio per Guadagnini, il pallone per Ghilardi, il tiro di Sofia Ghilardi, rete con un mini break, il dosso buono si rifà sotto nei confronti dello terzo e adesso è in svantaggio di sole tre reti, rivediamo nel replay il gol di Ghilardi. Ok, non fare fallo, però deve fare un passo avanti la Duran, deve fare un passo avanti perché da lì la Ghilardi non sbaglia, devono trovare, anche le sue compagne la devono aiutare, lei è intimorita, è spaventata, ricordiamo non vuole prendere la terza esclusione momentanea che la costringerebbe ad abbandonare il parquet prima del tempo, però Loderzo non può permettersi queste distrazioni difensive. Il tiro da parte ancora di Giorgia Di Pietro Show. Di Pietro Show, specialità della casa, tutti i tiri in doppio appoggio, adesso intanto la Meneghin riesce ad intervenire per il 23-19, hanno tolto nel botto e risposta la risposta perché Meneghin ha chiuso la porta questa volta e con pazienza ora Loderzo si porta nella fase d'attacco per provare ad incrementare ancora il suo vantaggio, un vantaggio che ora dice più 4. Romeo Rauli, il pallone ancora per Romeo, non riesce stavolta, lo schema c'è il contropiede, Ghilardi può andarsene tutta sola, Ghilardi è il palo di Sofia Ghilardi. Da quella posizione, in quella situazione, magari conviene scegliere più la via della giustezza perché hai tutto il tempo di guardare il portiere, di piazzare il pallone piuttosto che concludere con questa potenza alla cieca, un po' alla cieca. Sì, ma Ghilardi probabilmente si è presentata al tiro comunque stanca, ha cercato la soluzione più facile, usare la potenza, non è stata fortunata, non si è presa ulteriori rischi, ma comunque questa scelta non ha pagato perché la palla si è andata a sbattere sul palo e quindi ancora il punteggio del 23-19 e opportunità ora in favore della Mechanic System Oderzo generata da questa buona azione offensiva di Vito Bello che è andata in uno contro uno, è stata atterrata dal difensore avversario e ha portato Duran a tirare questo 7 metri e a realizzare per il 24-19 ulteriore e nuova accelerazione della Mechanic System Oderzo in un momento importante della gara. In un momento importantissimo perché qui adesso potrebbe scavare il solco, un solco ancora più netto che potrebbe quasi mettere la parola fine a questo match. Biondani che raccoglie il rimpallo, crosta per dare ritmo a questa azione d'attacco del dosso buono, la palla larga, attenzione ora al tentativo di penetrazione. La Duran in questo caso è stata aiutata, spazi stretti, molto più facili anche per lei. Nuovamente crosta, lo scarico, attenzione al tiro, la parata e la palla riconquistata dalla formazione opitergina con il buon intervento di Barbara Meneghin nel posto giusto, al momento giusto, l'estremo difensore dello terzo, esperienza anche con la maglia del Cassano Magnago per lei, sarà tra le convocate della nazionale azzurra che si radunerà nei prossimi giorni per due amichevoli in Macedonia, prima a Salerno e poi amichevoli in Macedonia in preparazione alle qualificazioni ai campionati mondiali del novembre prossimo. Intanto si gioca e c'è il pallone per Sofia Ghilardi fermata da Rauli con Di Pietro che intanto dall'altra parte protestava per una presunta azione fallosa da parte della difesa avversaria, arbitri che però hanno lasciato giocare la coppia arbitrale formata dai signori Simone e Bonitillo, coppia internazionale, entrambi pugliesi di Altamura. Ghilardi, Vito Bello va a pressare, c'è stato un fallo, nuovamente Ghilardi, la finta, poi la palla anticipata da Romeo che se n'era andata, c'è stato nuovamente un fallo, una irregolarità della difesa. Ghilardi, ancora fallo, è entrata Zanette intanto, l'ex di Oderzo, sì, in posizione di ala destra nelle fila della Vemplas Dossobuono, un ex di questa sfida come dicevi bene Pierluigi,
c'è una giocatrice a terra. Dolorante, si tratta di Guadagnini che ha subito un colpo alla testa. Resta Dolorante. Si rialza. Solo dolore, ma fortunatamente nulla di grave, quanto ci sembra, almeno dalla nostra postazione, per Laura Guadagnini, che lascia campo a Martina Mazzieri, che viene impiegata ora anche nella fase di gioco. Ecco che ci viene riproposto il fallo. Batte la testa nella a caduta. Terra. Sì, nella caduta. 9 metri. Ghilardi, la conclusione alta. Vuole il tocco la Ghilardi. Non è ravvisato dagli arbitri. Non è dello stesso avviso la coppia arbitrale e può attaccare. Perciò la Mechanic System Oderzo 24-19. Il risultato meno di 9 minuti. 8:40 per l'esattezza da giocare. Anche se il tempo passa, non deve avere fretta il dosso buono, non deve con Ghilardi accelerare eccessivamente la manovra d'attacco, deve cercare tiri più sicuri. Ha cercato la conclusione invece Arasai Duran, c'è stata però una irregolarità poi ravvisata dalla coppia arbitrale, c'è stato il fallo in attacco. Ghilardi ora lo scarico, ma anche qui infrazione di passi e cambio di possesso, la fretta di cui parlavi. Eh sì, purtroppo sta pagando cara, soprattutto in questa fase così calda del match. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti e non può permettersi il dosso buono di affrettare questi tiri o di fare così tanti errori tecnici, che permette di riportare la palla all'Oderzo, che ha tutto il vantaggio di addormentare sì. L'azione, anche se in questo caso il pallone ha varcato la linea di porta ed è arrivato il gol da parte di Giorgia Di Pietro per il 25-19. Rivediamo il replay perché a velocità di gioco e sale in doppia cifra, decimo gol per la Di Pietro. Che partita che ha giocato stasera. Che partita. Tutti su azione peraltro. Tutti su azione, è stata bravissima. Tutti in doppio appoggio oltretutto. Ghilardi va. Non trattiene la Meneghin. A bucare le mani di Barbara Meneghini, che riesce solo a toccare quel pallone. Siamo sul 25-20. Si sbraccia in panchina Neven Andreasic. Tocca la Mazzieri, la Meneghini non riesce a far deviare la traiettoria alla palla, anche se al momento è autrice di ben 16 interventi provvidenziali. Attenzione alla conclusione di Rauli per il 26-20 e probabilmente al dosso buono per cercare la rimonta servirebbe anche qualche parata a questo punto, non soltanto i gol che stanno comunque arrivando puntuali dalla solita Ghilardi. Infatti adesso assistiamo all'avvicendamento in porta, non ha delle ottime percentuali la Lukin, solo 6 parate per lei, non riesce a dare il contributo che avrebbe voluto alle difficoltà palesate oggi nella manovra difensiva da parte del dosso buono. C'è il time out chiamato da Neven Andreasic sulla panchina della Mechanic System Oderzo sul 26-21. Andiamo ad ascoltare le parole di Andreasic. Potete non uscire, siete stanchi, ma usiamo le braccia, non vede la porta se c'è un muro collettivo. Siete, se mi riesci, Giorgia, pronto, quante dita vedi? 5, quante dita vedi Carlotta? No, sono 5 sempre. Andiamo, solo murarla, non uscire, non vede la porta, non devo incasinare la partita, mancano 6 minuti. E adesso semplicità, silenzio. Adesso semplicità, raddoppio da parte del Pio e giocate a lungo, ma attaccando. Abbiamo 5, lunga ancora. E 6 minuti e mezzo, andiamo. Difesa compatta, sulle mani, non vuole prendere tiri facili da parte soprattutto della Ghilardi, che in questo momento ha come dire, nelle sue mani la responsabilità di riaprire il match e di cercare di impensierire la difesa avversaria. Non vuole uscite, tutte le giocatrici su 6 metri, mani alte, tutte unite. E poi chiaramente concentrazione, perché ha ricordato il rapporto tra il punteggio e i minuti mancanti alla gara. E ha aggiunto soprattutto: siamo stanche, siete stanche, non utilizzate ulteriori energie.
la carica di Neven Andreasic, grande motivatore sulla panchina della formazione veneta, la formazione dello Derzo in questo derby, per la verità, derby veneto sentitissimo nel calendario, nel programma del campionato di Serie A1 femminile, giunto quest'anno alla 50esima edizione, come anche quello maschile. Attenzione all'attacco, la palla per Marcheggiani che arriva sulla linea dei 6 metri, va a realizzare, ottimo impatto quella partita per Nicoletta Marcheggiani, anche lei arrivata dalla formazione delle Stenze, ha militato in carriera anche con la maglia dell'Ariosto Ferrara. Rivediamo l'azione per Nicoletta Marcheggiani che va a realizzare il 26-22. Non è facile entrare dopo 54 minuti seduti in panchina, non è facile assolutamente entrare e avere nelle mani una palla così importante e riuscire a metterla dentro, tra l'altro con un tiro molto difficile. Intanto c'è la segnalazione di passivo, prova a risolverla Arasai Duran, c'è il bell'intervento però da parte di Drinic che va a parare, crosta, arriva in corsa, prova a scagliare questo tiro, questa conclusione all'indirizzo della porta, difesa da Barbara Meneghini che però è attenta e ancora una volta al posto giusto al momento giusto. Eh sì, non si fa sorprendere, in velocità la crosta voleva impensierire Meneghin, ma questa sera non si passa. Tra l'altro un tiro a metà altezza neanche particolarmente insidioso, ha giocato sul fattore sorpresa ma non è riuscita a portare a casa il gol che tanto cercava. E invece arriva un'altra parata importante, versante Demplas Grosso Buono, è una parata che può significare ora in caso di marcatura dall'altra parte un eventuale meno 3 a 4 minuti e mezzo dalla fine della gara. Mazzieri, non è ancora detta la parola fine, ancora lo Derzo ha da faticare. Ottima però questo intervento in difesa, complice anche un passaggio eccessivamente lezioso, il pivot al centro con tre difensori addosso difficilmente riesce a ricevere la palla, tra l'altro passata in modo alto e non schiacciato. Buona lucidità quella di Giorgio Di Pietro anche in fase difensiva in quest'ultimo frangente. Rauli, Di Pietro, la palla per Duran che va in palleggio, Arasai Duran che la mette sul palo lontano, 27-22, è un gol che dà fiducia, tanta fiducia allo Derzo. Poi però disattenzione, Marcheggiani si incunea con un ottimo timing per trasformare il 27-23 che fa arrabbiare tantissimo Meneghin. 2 su 2 per lei, tiene acceso ancora un lumicino nelle speranze del Grosso Buono. Lo Derzo non riesce a gioire a pieno del gol della Duran perché subito è arrivata la pronta risposta, mancano poco più di 3 minuti con 4 reti a dividere le due squadre. Arriva la parata ancora di Drinic, vediamo la ripartenza sul rovesciamento, ci prova Crosta che però commette una doppia che pesa tantissimo. Mamma mia che errore, brutto errore, terza parata del suo portiere che purtroppo non è coronata da un'ottima azione d'attacco. Errore di palleggio, brutta tegola per il Grosso Buono. Errore però, anche dall'altra anche parte. Anche lo Derzo. Mazzieri ci prova in corsa, pallone sul palo. 2 minuti e mezzo alla fine, 4 i gol che dividono le due squadre. Il risultato dice avanti Mechanic System Oderzo nei confronti della Benplast Grosso Buono in questo derby veneto. Match of the week della seconda giornata del campionato femminile. Quanti pari, la sera dei legni per il Grosso Buono, ne ha presi veramente tantissimi, credo 10 tra pali e traverse. Ora Ghilardi, crosta per gli ultimi disperati tentativi, anche se 2 minuti e 4 reti da recuperare, poco il tempo a disposizione del Grosso Buono, vedremo se sarà troppo poco, se riuscirà nell'impresa. La formazione veronese ci riesce intanto a segnare Martina Crosta con questa bella finta di tiro sul piede destro e poi la penetrazione tra primo e secondo difensore. 1 e 35 da giocare, 3 reti. La Crosta si fa perdonare l'errore fatto in precedenza, quell'errore di palleggio, si fa perdonare uno contro uno. 27-24, la palla ora per Rauli che è rimasta a terra dolorante, che ha perso l'appoggio al momento del tiro.
probabilmente cade male sulla caviglia destra. E vediamo, infatti deve far ricorso alle cure del medico. Inquadratura proprio su Maria Carolina Rauli, ex di Mestrino, seconda stagione con la maglia dell'Oderzo. Resta ancora dolorante. 58 minuti e 42 secondi, siamo sul 27-24. Esce zoppicando vistosamente con l'aiuto di Vito Bello Rauli. Che viene sostituita da Pugliese. E il pallone ce l'ha nelle mani il Dosso Buono, che deve affrettarsi a segnare però se vuole tenere ancora accese le speranze. Infatti vogliono subito portare al tiro Ghirardi, arriva la conclusione di Ghirardi, para Meneghin. Attenzione però perché l'ultimo tocco è di Vito Bello, e allora ancora pallone nelle mani di Dosso Buono. Mazzeri, ma bisogna concludere, un minuto da giocare, ci prova Crosta che cerca un passaggio difficile, è una palla recuperata che vale i due punti questa di cerca fatto, la cosa più difficile, cerca la cosa più difficile, un improbabile passaggio al pivot, avrebbe dovuto scalare la palla, cercare di superarla in velocità, non ci riesce, chiaramente la stanchezza in questo momento la sta facendo da padrone in campo, ne viene meno la lucidità, e purtroppo gli errori tecnici aumentano a dismisura. E il gol di Arazai Duran, che stavolta sì che mette la parola fine sulla partita, non convalidato però il gol, perché Neven Andreasic, che simpaticamente si scusa con la sua giocatrice, aveva chiamato un time out sulla 27-24, sul più 3, 59 minuti e 34 secondi. Andiamo sulla panchina di Oderzo con il time out, che però viene affidato al vice Sandro Cavallaro. 26 secondi ragazze, fino alla fine, adesso in centro vai tu Giorgia, in difesa rimane al solito posto, rimani via ala e Vittoria e Vicky all'ala, chiama due giri di palla e chiama la giocata, attacchiamo, aggressivi, prendiamo fallo, se c'è il tiro libero vado dentro, se no niente, ok? Due giri e chiamo la giocata, ok? Uno, due, tre, sapete voi cosa fare, ok? Vicky all'ala. Vicky, Lolli, Lolli, c'è mai scontato perché si è allontanato, ha lasciato a Cavallaro la parola, adesso ha ordinato il cambio, intanto Cavallaro chiaramente ha predicato calma e ha organizzato l'ultimo attacco. Certo, continua lo show in panchina di un super concentrato Andreasic, che però comunque non riesce a nascondere la sua soddisfazione per questo risultato che oramai è consolidato, possiamo dire abbondantemente, insomma non sono sufficienti i 30 secondi che rimangono alla fine del match per poter pensare di recuperare. Per il Dosso Buono ovviamente attacca l'Oderzo, siamo davvero agli sgoccioli, ci prova Di Pietro che subisce fallo e intanto corrono via i secondi. Il tiro di Di Pietro, palla che termina sul fondo e siamo al fischio di chiusura, 27-24, la Mechanic System Oderzo vince il match of the week della seconda giornata della Serie 1 femminile, battendo la Vamplast Dosso Buono nel derby veneto, la gara di cartello di questo secondo turno stagionale. La Mechanic System Oderzo resta dunque a punteggio pieno, sale a quota 4 punti a fianco di Bressanone e Yomi Salerno. Un'indicazione chiara intanto sull'andamento della partita per Luigi. Bene Dosso Buono per 25 minuti, poi Oderzo è salita in cattedra. Poi Oderzo è salita in cattedra, è salita in cattedra anche la Dura, nonostante la doppia espulsione per due minuti, però grandissima la Meneghin tra i pali, pesano i 10 gol della Di Pietro, gli 8 gol della Duran, questa è la chiave di lettura. Invece in fase d'attacco probabilmente Dosso Buono un po' troppo Ghilardi dipendente. Sì, la Ghirardi ha iniziato, ha impattato il match in maniera straordinaria, 4 gol per lei subito, immediatamente. L'Oderzo poi prende le misure, la Ghirardi cerca un colpo di coda nei minuti iniziali del secondo tempo, la stanchezza, la responsabilità e soprattutto l'occhio, la particolare attenzione che l'Oderzo ha riservato nei suoi confronti non le permette di completare la rimonta
per la quale si sono impegnate fino all'ultimo secondo. Un ringraziamento a Martina Pizzuto che ci ha affiancato in postazione di telecronaca per le statistiche. E stiamo andando in pubblicità, Pierluigi, l'appuntamento con te intanto, e ti saluto, per la settimana prossima, la sfida tra Ego Siena e Pressano. Torniamo alla Serie A1 maschile, grazie per essere stato con noi questa sera. Grazie a te Matteo, un saluto a tutto il nostro pubblico, è ottima la partita, questo derby della pallamano rosa. Ci rivediamo domenica prossima, domenica, a Siena. Domenica prossima a Siena dalla Palamenzana, ma intanto torniamo tra poco a bordo campo per ascoltare nelle interviste post partita le emozioni delle protagoniste di Oderzo e Dossobuono. A tra poco. ...27-24 il risultato finale con cui la Mechanic System Oderzo batte la Vanplas Dossobuono e fa propri i due punti in questo match of the week della seconda giornata del campionato di Serie A1 femminile, due punti che permettono alla formazione opitergina intanto di aggiudicarsi appunto il derby veneto, ma soprattutto di raggiungere la Iomi Salerno e il Bressanone in vetta alla classifica del campionato di Serie A1 femminile. Abbiamo qui senza dubbio la miglior giocatrice in campo di questa sera, 10 reti all'attivo, Giorgia Di Pietro. Giorgia, sei arrivata da Conversano, debutto casalingo nel migliore dei modi, 10 gol, migliore in campo, vittoria nel derby, non si poteva iniziare meglio. Direi proprio di sì, l'unica cosa che nel pomeriggio c'è già avevo ansia con il primo incontro in casa, però dai, non mi lamento, è andata abbastanza bene, non potevo chiedere di meglio insomma. Una partita che non si era messa benissimo, eravate sotto di 4 nel primo tempo, poi l'avete completamente girata, peraltro lo dico io, col tuo ingresso in campo. Grazie, sì, l'abbiamo girata, il mister mi ha detto dall'inizio, mi fa guarda non partiamo come la settimana scorsa, è stato abbastanza tranquillo rispetto al resto, però sì, l'abbiamo girata in metà secondo di primo tempo, quindi dai, io sono contenta. Tu arrivi da una serie di campionati al vertice con Conversano, insomma hai giocato per vincere titoli importanti, lo scorso anno la Coppa Italia portata a casa. Che idea ti sei fatta di questo campionato di Serie A1 femminile? Tu sei arrivata a rafforzare l'Oderzo, Dossobuono si è rafforzata tanto, a Bressanone è andata una tua cara amica, Giada Babo, che sta facendo benissimo, subito 14 reti, ha trascinato la squadra ieri contro il Cassano Magnago. Salerno è sempre Salerno, Casalgrande, che è un'altra squadra che l'anno scorso era nel novero delle semifinaliste per lo scudetto, insomma tante squadre per due posti poi soltanto in finale scudetto. Sì, io secondo me quest'anno il livello del campionato non è, cioè dico sulla stessa base rispetto a tutte le squadre. Sarà bello perché comunque secondo me si combattono tutte le squadre lo scudetto. Io voglio puntare in alto, però spero che ci arriveremo. Grazie. Grazie a voi. Queste dunque le sensazioni da parte di Giorgia Di Pietro con l'Oderzo che vince una partita importante, dà un segnale al campionato battendo 27-24 la Vanplas Dossobuono. Dalla Pala Opitergium di Oderzo è tutto, solo brevemente vi ricordo l'appuntamento di domenica prossima alle 17, il collegamento dalla Pala Menzana, Pala Estra di Siena, la gara di A1 maschile tra Siena e la formazione del Pressano. Da Oderzo è tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Sport Italia e buona pallamano a tutti, alla prossima!